Ciao a tutti ragazzi, qua è XXBlazard di XX che vi parla e oggi siamo in questo nuovo video su Minecraft. Dopo la Skywars che avevo fatto, ho deciso di cominciare a fare alcune mod, diciamo. Oggi siamo con la security mod, che sarebbe, diciamo, perché laga? Vabbè, ok, si è ripreso. Stavo dicendo, la security mod sarebbe, come appunto dice il nome, la mod della sicurezza, dove sono, diciamo, le telecamere. Insomma, ora andremo a vedere tutti i diversi oggetti che mi sono preparato in questa cassa. Allora, come primo oggetto proviamo il retinal scanner, lo scanner della retina, che in pratica non so se è con la retina del personaggio, è strano. Ah, può essere che tipo registra. Ok, quindi come vedete funziona, perché penso che come retina scanner, infatti ora ha identificato proprio me medesimo, quindi per forza è così. E vabbè, questi qua sono piccoli dettagli, quindi non è che servono molto, sarebbe security craft. Poi abbiamo anche vari oggetti rinforzati, come i blocchi di legno rinforzati della giungla, o quelli che proprio hanno cambiato texture. Sono, allora, la porta di metallo rinforzata e le fence elettrificate. Cioè, quindi magari tocca un animale, andiamo a vedere, quindi un animale tocca queste fence, viene preso da una bella scossa. Perché si vede così? Beh, ovviamente funziona. Comunque è ancora in fase di sviluppo questa mod, quindi non si vedranno, a parte che non si vedranno tutte le texture. Poi, ascolta, no, già, oh, sposta, avvicinati, tanto ci spengo io. Comunque funzionano, solo che sono in fase di sviluppo, le texture sono abbastanza brutte. Però sarebbe in un altro modo, non sarebbe così, quando non c'è texture è viola e nera. Vabbè. Poi questa qua è invece la porta di ferro rinforzata. Mettiamo questa roba. Ok, ora prendiamo magari le password, i frame, keycard. Allora, prendiamo questi qua. Per ora. Solo la prima fila, tranne il portable radar e la security camera, che sono, diciamo, il pezzo forte. Ad esempio questa security cage, ecco, visto? Proprio ci chiude dentro, cioè è bellissimo, perché poi vedi, non ci puoi più entrare, lo puoi solo praticamente distruggere. Ah, tra l'altro è cambiata anche la texture delle come si chiama questo? Delle sbarre di ferro. Scusate, è tanto che non gioco a Minecraft e ho... A parte gli screenshot. Vediamo di provare a chiudere un animale. Chiedo scusa per il lag, ma purtroppo è così. Oh oh oh! Aspetta. Prima di... Metti una davanti! Perché si fa male? Perché si fa male non lo cattura? Cioè, cattura a me, forse perché appunto security camera, in effetti non ti può entrare un maiale in casa. E allora ti ho fatto tirare, appunto. Cioè, gli fanno solo danno queste gabbie. A me invece mi chiudo dentro. Oh, ok, ora prendiamo l'inventory scanner, che ci scannerizza il nostro inventario. Non è connesso a un altro inventory scanner qua. Come? In che senso? Così? No. Forse serve... scusate ragazzi, non capisco bene molto questa mano. Però... Appunto. Questo è il laser che fa danno. Che allora, proviamo a metterci un attimo in sopravvivenza.
Ok. Perché non fa danno? Forse perché fa solo, diciamo, un allarme, penso, questo laser. Non fa altro. Infatti, come vedete, quando ci passo escono anche delle piccole particelle da una parte all'altra. Poi, torniamo subito sopra in mia creativa, grazie. Vabbè, l'inventory scanner l'abbiamo visto. Ora guardiamo il keycard reader, come lo chiamano. E la nostra keycard di livello 5, può essere anche di livello 1, 2, 3, 4. La inseriamo qui. Qua là un attimo. Ecco. Level of security è 5. No, 5. 5. Ora mettiamo questa. E dovrebbe funzionare. Perché non funziona? Sì, dovrebbe aver funzionato in teoria, sì. Ora vediamo il keycard reader, sarebbe appunto che leggere il keycard. Poi il frame, che sarebbe, diciamo, questo qua anche. Oddio, aiuto! Sbaglio tasto. Ho capito, devo fare così. Ok. Keycard reader, come vedete, mettiamo un codice, 1, 2, 3, 4. E poi lo riscriviamo ancora e siamo a posto. Sarebbe una fornace protetta. Poi vediamo, c'è username logger, poi la password protected chest, che sarebbe molto comoda da mettere magari nel server multiplayer. Tu hai un server multiplayer per ogni giocatore, invece di che compare il cartello privato, puoi mettere queste qua. Che loro mettono la loro password, tipo 1-1-1, e così, e si apre. Ecco, cioè è una cosa comodissima così. Poi è bello perché si illumina pure. Comunque, poi adesso vediamo al username logger. Ok. Un attimo. Ma perché non logga? Meglio che facevo altre mod, mi sa, comunque. A parte questo, abbiamo fatto tutto quello che qui. Vabbè, il frame, che non vi ho fatto vedere, dove poi mi sono dimenticato di metterlo. Si può mettere questa, in teoria si dovrebbe poter mettere questa, il key panel, che alla fine è così, attivino 1-1-1 e poi così, e può entrare per un po', poi si blocca. Ora invece guardiamo, allora buttiamo via tutta sta roba. Buttiamo via, questo no, buttiamo anche questa. Ok. Poi, poi prendiamo lo Universal Block Reinforcer, che in pratica servirebbe per rinforzare i blocchi. Allora, proviamo a prendere un blocco normale. Che non. La sto testando insieme a voi ora, quindi questa mod, quindi non ne so molto. Tanto quanto penso voi. Non funziona così. Già. Scusate. Comunque in teoria servirebbe per rinforzare i blocchi. Ora. Vediamo il taser. Il taser, troviamo un animale. Lo so, sono cattivo con gli animali. Chiedo scusa. In teoria. Ma da qua me lo prende. Aspetta, c'è. Ah no, pensavo che c'era un mostro. È vero che non siamo in modalità comunque. Ma funzionava l'altra volta. Uffa. Sali. Ah. Sali. Oh. Ecco, come vedete il taser infatti fa effetto. Ti avvicini e fa danno all'animale. O al player, insomma, chi è. Ora. Sono catturato da solo. Torniamo al punto di prima a vedere le cose che ci è rimasto. Poi si passa più o meno al punto, abbastanza bel punto. Allora, prima ci sono gli allarmi. Quindi l'allarme normale,
e il bottone, ecco. Siete fortunati che non c'è l'audio, perché se ci fosse l'audio in questo momento partivano le mie e le vostre e i vostri timpani, guarda. Comunque può smettere, grazie. No, vabbè, mi stava facendo solo luce, quindi. Ok. Poi prendiamo tutte le mine che abbiamo qui. E 4. A posto. Mettiamo allora la mina normale. No! Buttiamo via sta roba. C'è qualcosa qui, vabbè, chi se ne frega. Ora, questa qui è la mina normale in teoria. Quella che... Cosa faccio qui? Vabbè. Ci vai su, ecco, e fa un bel botto. Più o meno come la TNT. Poi la Claymore, che anche la Claymore fa il suo bel effetto. Dovrebbe essere un minimo potente la Claymore. E poi c'è la mina intelligente, che tu la puoi comandare con il Miner Remote Access Tool. Comunque, tu fai così, player, in teoria, player. No, a quella che si poteva connettere, l'ultima volta che l'ho usata funzionava. Forse con la Claymore era. Sì, fatto. Ecco, quindi anche questo. No, aspetta, non detoniamo, sono davanti. Gli ha fatto il pelo alla chest. Bello. Perché poi avevano cose che potevano piacergli. Mettiamoci qui. È molto più comodo. Ora mettiamo una mina qui. Poi la Claymore qui. Poi un'altra mina qui e un'altra Claymore qui. E facciamo così. 1, 2, 3, 4. All'aria. Allontaniamoci un attimo di qua. Mettiamoci qua dove c'è la cassa. Ok, pronti? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Difatti, esploso. Solo che non ha fatto l'effetto che speravo. Vabbè. Ora direi di passare a un altro punto. Buttiamo via. Sì, va bene, guarda, vai tranquillo. L'importante è crederci. Buttiamo via tutto. Ok. Prendiamo qui. No, ti ho detto qui. Oh. Allora, questa qua è la briefcase. E quindi si passa ai pezzi forti. Codebreaker. Track mine, le mine. Cosa fa poi Bouncing Betty? Non ho ancora capito. No! Vabbè, mancavano poche cose tanto. Per fortuna che mancavano poche cose. Ho preso tutto, sì. Sì, vabbè, sono solo cose che sono rimaste distrutte. Vabbè, dai. Riprendiamoci, fa niente. Spero di non chiedermi da solo di nuovo in quei cosi lì. Comunque. Oh, scendi. Ok, lag è finito. Posso continuare il video? Ok, grazie. Briefcase, come al solito, sarebbe una piccola chest. Noi mettiamo il nostro codice. Tac tac. E sarebbe come una valigia che tu te la porti dietro. Ta 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 ta, e sei a posto. E quindi questa è andata. Poi facciamo prima questi qua. Portable radar. Che ti ha detto di piazzarti? Ecco, in pratica dice dove sono più o meno. E quindi è molto comoda. Poi il code breaker sarebbe come magari questo codice qua. Ecco, appunto. Vedete, senza mettere il codice mi fa passare. Invece senza code breaker bisogna mettere la password. E se noi magari la mettiamo sbagliata, proviamo. Magari succede qualcosa. 1, 2, 3, 4. Ma infatti non si può. Invece col code breaker, tac e passi. Così vabbè si agitano. Ah, ho capito cosa. Ah.
qua, non so, mi sta venendo quella genialata. Qua mi sa che si mettono addirittura gli allarmi da su. Sì, c'avevo ragione. Vedete, poi qua si possono mettere allarmi, tu appena passi, ta 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 ta, e suona. Ora, le track mine, tu magari vai con il tuo caro carrello, tranquillo, carrello, il tuo caro minecart, e passi qua davanti, che in pratica col peso del minecart esplode tutto. Vabbè, la bouncing, che sembra proprio una mina anticarro questa, mi sa, eh? Perché per l'esplosione che fa tira giù un continente intero. Vabbè. Poi vabbè, ci sono blocchi di legno rinforzati, come abbiamo visto prima. E ora si passa al pezzo forte. Allora, facciamo un'altezza 4x4, così. Un'altezza, una lunghezza. 4x4, sì. Alta 3. Ok. Ora ne mettiamo una qui. In teoria dovrebbero funzionare tutte. Quindi prendiamo il nostro camera monitor e le spara clicchiamo tutte. A posto. Poi stiamo al cielo. E perché ne manca uno? Ma sono, allora, sono 8, giustissime. Allora, ora noi vogliamo vedere dalle nostre telecamere. Guardiamo il cielo in un punto dove non c'è, ecco. E selezioniamo magari telecamera 5. Eccola qua, con USD ci muoviamo. Ci dice anche l'ora e c'è anche l'effetto che sta registrando. Solo che non riesco praticamente a uscire. E ogni volta che devo uscire devo fare così. Mi devo mettere modalità spettatore e poi creativo. Così esco. E quindi così possiamo controllare tutte le telecamere. E per magari non poterle vedere qua, cioè toglierle per magari mettere altri tipi di telecamere, basta fare così. Unbound, tac, tutto così. Quindi così, così e così. E ora? Sì, per dire. Ora ce n'è solo uno. Che è qua. Ok. Ora, come al solito, a posto. Beh, ragazzi, direi che il video possa terminare qua. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.